Dopo 3 settimane di spettacoli, il Napoli Teatro Festival Italia 2012 ha concluso a fine giugno la prima parte della programmazione. Delude le aspettative l'attesissimo Wonderland di Matthew Lenton, il drammaturgo regista che 2 anni fa conquistò il pubblico napoletano col raffinato Interiors. Questa volta la compagnia britannica Vanishing Point non va oltre una pigra ripetizione di stile, sviluppando una poco originale riflessione sui desideri sessuali occulti e sulla pornografia. Molto apprezzato invece il focus sulla danza israeliana, con lavori di notevole creatività e ricchezza figurativa. La magnifica coreografia Birth of the Phoenix di Noah Wertheim, inscenata in uno spazio rituale ricreato sul promontorio di Pausilipon, mescola tratti di danza contemporanea e gesti cerimoniali arcaici, eseguiti con mirabile intensità dai danzatori della Vertigo Dance Company, sull'evocativa musica di Ran Bagno. Piuttosto insolita la proposta del gruppo Rosa Pristina, giovane compagnia napoletana che si ispira alla lezione di Enrique Vargas, per un teatro in cui la vista diventa il meno importante dei sensi. Lo spettacolo Quando eravamo lupi è un percorso al buio dove i suoni, gli odori, gli oggetti sono gli stimoli di suggestioni ancestrali che ogni spettatore integra con la propria esperienza memoriale. Gran chiusura col lavoro The Suit messo in scena al Mercadante con la regia di Peter Brook. Un testo semplice e una scenografia minimale esaltano il rigore dell'esecuzione, basata su un lavoro di accuratissima sottrazione vocale e gestuale che tuttavia lascia inalterata l'intensità espressiva. Peccato per qualche sgraziato ammiccamento al pubblico, di certo estraneo alla regia di Brook, che in un paio d'occasioni sporca la limpidezza della messa in scena. Not a good idea to play on your guitar, my friend. Il Napoli Teatro Festival 2012 riprenderà nell'ultima settimana di settembre con gli attesi lavori di Enzo Moscato ed Antonio Latella.